Sono felice che il branco ogni volta che si sposta acquisisce nuovi significati e vuol dire che la possibilità di contenuti che si porta dietro è alta e ampia. Quando io l'ho immaginato 20 anni fa era legato alla condizione primaria dell'uomo, ovvero come sopravvivere alle difficoltà. Il branco è simbolo della relazione più semplice fra le persone, il bene e il male, che nella sua evoluzione più specifica è la legge. Arriva e si declina ancora una volta da Palazzo Reale nella Casa del Diritto, tra i giovani, tra coloro che hanno scelto di studiare la legge a salvaguardia della collettività. E l'arte contemporanea di Velasco Vitali e il branco ci introduce in una dimensione di collettività in cui la salvaguardia dei valori, dei principi, dei diritti di ciascuno e di tutti deve tenerci in guardia sempre, non solo per il trentennale, che è una data importante di memoria e di consapevolezza dei tanti passi avanti compiuti, ma di un futuro che va ancora guardato in una prospettiva di costruzione. Oggi si parla di artivismo, cioè di un'arte che oltre la percezione della bellezza dell'estetica si fa carico dei contenuti sociali e delle piaghe sociali per dire in maniera netta che bisogna ricominciare a costruire a partire dall'arte, dalla bellezza e dalla responsabilità. Le opere d'arte contemporanea, in questo caso branco di Velasco Vitali, è uno strumento per raccontare i luoghi dove noi, come comunità civile, come società di Palermo, abbiamo vinto Cosa Nostra. Questo è un luogo dove quotidianamente si fa costruzione di sapere e conoscenza. Qui hanno studiato Giovanni Falcone e Paolo Borsellino. Da qui devono essere sottolineati i valori di diritto, ma anche di cultura, di conoscenza, di relazione. L'università è forse il luogo dove i cani continuano a trasformarsi, dove quest'opera d'arte contemporanea diffusa continua a trasformarsi. Deve essere da aggressione a sentinella, da sottrazione ad addizione di consapevolezza. Come progetto, come Spazi Capaci, come Fondazione Falcone e come Fondazione Federico II in partenariato stiamo cercando di sollecitare il coraggio di una nuova generazione di palermitani e di siciliani. Dobbiamo guardare nella prospettiva quelle che sono le possibilità di relazione, di produzione, di cultura, dell'economia, della cultura stessa. Per noi è stata una grande opportunità, è un privilegio, un'opportunità per la quale ringraziamo la Fondazione Falcone e la Fondazione Federico II. I nostri ragazzi, i nostri studenti e le nostre studentesse avranno l'opportunità per un mese di condividere l'atrio di giurisprudenza intitolato a Giovanni Falcone e a Paolo Borsellino. Questo branco ha avuto un riscatto, diciamo, morale, e appunto da randaggio è divenuto un branco di cani buoni, e questa evoluzione etica è quella che vorremmo che infondesse nei nostri studenti una tensione verso la scelta, il coraggio della scelta, dell'impegno, insomma, rifuggire dall'indifferenza.